Allora, come stavo dicendo, che intanto diamo veramente un benvenuto caloroso al nostro professore Placido San Giorgio che ritorna da noi, perché vi devo raccontare, voi siete troppo giovani, ma il professore è già stato qui e noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di averlo come docente, quindi lui andava nelle classi, chiacchierava, parlava e raccontava quella che è la sua grandissima esperienza e quella che è veramente la sua storia di vita, perché il professore, oltre ad essere un ottimo docente, io questo me lo lasci, è un poeta, è uno scrittore ed è un amante, un cultore della letteratura italiana, tanto che adesso lui collabora con l'Università a Firenze di Scienza della Formazione, tiene dei laboratori di letteratura italiana ai ragazzi che sono all'università. Quindi pensate che ricchezza di animo, di contenuti e di cultura che ha il nostro professore Placido San Giorgio, che per oggi è qui per un motivo ben preciso, no? I vostri professori, che ringrazio, la professoressa Longhitano Mariangela, la professoressa Annalisa Pinzone, la professoressa Brivitera Francesca, il professore Indelicato, che sono qui loro e in qualche modo conducono questo nucleo redazionale che abbiamo e questi ragazzi che lavorano, abbiamo i giovani anche della consulta. Io vi voglio presentare il Ci professore, sono così loro, abbiamo grazie. Alex qui accanto a me che è rappresentante della consulta giovanile. Quindi si riunisce con tutti i giovani di Catania, delle altre scuole, insieme a Marco Favatello, e loro rappresentano la nostra scuola presso la consulta giovanile provinciale. Poi c'è Elena Cato che rappresenta l'istituto, c'è Carmelo D'Amico e altri rappresentanti, c'è Naike Caruso e manca Sì, qualcuno? manca Vincenzo Manca dopo. Vincenzo Portaro, quindi questi ragazzi insieme agli altri che adesso vedrete, insomma loro si presenteranno, oggi hanno il piacere, devo dire ragazzi abbiamo veramente il piacere di ascoltare le parole del professore San Giorgio che è stato invitato da voi, infatti io la ringrazio per la presenza, perché lui ha una storia triste, ma è una storia che veramente può dare molto da raccontare. Il papà del professore, il professore Gerardo San Giorgio, fu deportato insieme insomma agli altri sfortunati perché si ribellò dopo l'8 settembre, non voleva fare parte della Repubblica, insomma, della Repubblica di Salò, si ribellò. Era un professore, studiava e faceva storia, no? Letteratura Sì, anche sì. lui, quindi si ribellò a questa imposizione ovviamente dei fascisti, di tutto quello dei nazisti, di tutto quello che purtroppo di terribile c'era in quegli anni e per questo fu deportato. E la sua vicenda tragica ovviamente deve essere da insegnamento e da monito ancora oggi, specialmente visti i gravi fatti che avvengono nel nostro mondo, nel nostro vicino Medio Oriente. E i ragazzi qui presenti hanno seguito, fra l'altro, professore, sono preparati questi ragazzi, lavorano, hanno seguito delle lezioni attivamente, delle lezioni online dell'Istituto di Studi Politici Internazionali dell'ISPI, hanno seguito queste lezioni online proprio quando scoppiò, insomma, il conflitto lì in Medio Oriente, quindi fra Israele e la Palestina, quindi insomma loro hanno seguito, hanno parlato con gli esperti, hanno ascoltato quello, quindi sono ragazzi che riflettono su questi temi continuamente e che oggi da lei vogliono sentire appunto un'esperienza diretta che fu proprio quella del suo papà e quindi della vostra vita. Quindi io a maggior ragione la ringrazio di essere qui, ringrazio i professori che hanno organizzato questo incontro e sono sicura che i ragazzi l'ascolteranno molto attentamente con grande interesse e partecipazione. Grazie. Allora, buongiorno professore San Giorgio. Oggi siamo lieti appunto di averla nel nostro istituto Benedetto Radice per portare la testimonianza di suo padre ad uno degli eventi più storici, più tristi e tragici, ovvero la deportazione appunto degli ebrei e dei dissidenti politici, ma non solo. Noi rappresentanti di istituto e di consulta siamo lieti di ascoltare questa storia assieme agli studenti del Radice Post, che sarebbe ovvero il giornalino scolastico dell'istituto. Bene, grazie alla preside Calanna per l'invito, ai vostri professori,
Longhitano, Pinzone, al professore Indelicato, con il quale ho anche un grande debito. Lui è stato il mio direttore di un periodico che si stampava a Biancavilla alla fine degli anni 90, quindi anche su questo avete una un'ottima e valida guida. E naturalmente grazie a tutti voi per avermi formulato questo invito, che ho accolto veramente con grande piacere. E con grande piacere per due ordini di ragioni. La prima, il fatto che in questa scuola io ho fatto il mio anno di prova e la presidente della commissione era proprio la preside Calanna, e ci sono stato fino a due giorni prima che prendessi servizio a Firenze, e quindi ritornarci dopo ormai alcuni anni dall'ultima volta che ero un docente comunque in organico di questo istituto, veramente mi ha fatto un certo effetto. Poi poco fa, in uno scambio di battute veloci, ricordavo come mi ha colpito che ancora la stessa fontana dove passavo ogni mattina c'è ancora e continua a scorrere la stessa acqua, quindi mi ha fatto, ecco, diciamo, anche una diciamo un sapore nostalgico. E quindi mi è veramente comunque, diciamo, piaciuto e ho accolto di buon grado il vostro invito. D'altronde ormai si può anche dire che in radice anche una certa tradizione nell'organizzazione della giornata della memoria. Già anche in passato c'erano stati eventi anche di grosso calibro. Ricordo che un giornalista, vice direttore del Corriere della Sera, Nino Milazzo, fu proprio ospite in questo istituto in una serie di incontri organizzati proprio per la giornata della memoria, e lui raccontò un'esperienza che aveva vissuto da adolescente, cioè quella del rientro dei sopravvissuti che lui aveva visto perché si trovava proprio in Veneto, e quindi vedeva le tradotte che via via comunque cercavano di dirigersi verso Roma. Mi fa anche piacere vedere che tra i libri per di più nuovi acquisti di questa biblioteca ce n'è anche uno di Carmelo Salanitro, e naturalmente Carmelo Salanitro, altra grandissima figura dell'antifascismo nostrano, in quanto appunto un docente che scontò direttamente sulla sua vita, lui appunto morì a Mauthausen, per il fatto comunque di non essersi allineato al regime fascista. In qualche modo mi si chiede una testimonianza, e io vi posso dire che, diciamo, le testimonianze, come tutte le testimonianze, si giocano su due livelli. Il primo, se volete, un livello intimistico, in cui anche comunque tante volte i figli si trovano un po' interdetti in questa dimensione, a volte anche dover raccontare quello che era un costante ritorno alla vita, cioè è anche, se vogliamo, un costante voler prendere le distanze da un'esperienza, forse la più feroce, anzi senz'altro la più feroce di tutta la vita, e dall'altro lato quella che può essere anche una discussione pubblica. E naturalmente, come tutte le discussioni pubbliche, c'è chi magari è più sensibile a determinati temi, chi magari in questa fase della vita un po' comunque li traviserà, e quanti invece magari pensano che ormai il passato sia storicizzato, quindi appartenga alla storia, e sul presente ha poco riflesso. Quindi naturalmente non è mai sempre facile riuscire comunque a parteciparvi, esperienze che comunque sono anche esperienze molto forti. Voi naturalmente siete una scuola, per di più vivete forse la stagione più importante, la stagione in cui comunque potete dare il meglio, che era la stessa stagione che vivevano alcuni studenti liceali o anche di altri istituti esattamente tra il anno scolastico 1939-1940. E proprio in
quell'anno 1939-1940, mio padre era l'ultimo anno di liceo classico e come tanti altri si preparava per la scelta della facoltà. Lui ai tempi era un po' indeciso se scegliere comunque filosofia o lettere classiche, poi comunque opterà per la seconda, e proprio nell'approssimarsi degli esami di maturità, 10 giugno 1940, Mussolini dichiara guerra alla Gran Bretagna e alla Francia. È una data passata comunque alla storia, tante volte i filmati dell'Istituto Luce ripropongono le immagini di quel discorso da Palazzo Venezia a Roma, ma oltre a quelle che possono essere comunque i filmati o, se vogliamo, il dato storico, c'è anche un dato interiore che ha condiviso tutta quella generazione. A volte anche scrittori molto comunque distanti geograficamente tra di loro. Mi viene in mente uno scrittore, appunto, chiama proprio il professore Indelicato, Gesualdo Bufalino, che in un'intervista al Venerdì di Repubblica dichiarò, dice, beh, il 10 giugno 1940 ho percepito che la mia gioventù fosse finita. Con un altro scrittore che combatteva su un fronte opposto, anzi addirittura era rimasto comunque anche entusiasta di questa avanzata che aveva avuto Hitler in Polonia, che era appunto Günter Grass, peraltro premio Nobel nel 99 per la letteratura, che disse, bene, io ho capito che la mia adolescenza era finita. E questa stessa percezione si diffuse anche in quanti comunque vivevano quella stagione terribile. Naturalmente mio padre fece gli esami di maturità e poi ognuno dei suoi compagni intrapresero strade anche tra loro molto diverse, però mio padre ricordava una cosa, che già nell'ottobre di quell'anno si era diffusa la notizia che i rinvii militari non avrebbero avuto seguito. Cioè, un tempo il servizio di leva era obbligatorio e quindi naturalmente quanti appunto studiavano all'università potevano chiedere il rinvio. Quell'anno appunto non ci sarebbe stato rinvio perché i nati tra il 1919 e il 1922 dovevano celebrare la grande ascesa del fascismo, che andava in realtà dal 19, quando comunque in piazza San Sepolcro a Milano si costituì appunto il Partito Nazionale Fascista, e il 1922 che di fatto aveva portato comunque alla marcia su Roma e quindi il fascismo al governo. Quindi quanti appunto si trovavano a essere nati in quel periodo dovevano naturalmente andare alle armi. Per di più, per gli studenti universitari di allora c'era anche una beffa, in quanto venivano reclutati come VU, che significa volontari universitari. Ma la cosa che mio padre diceva sempre in casa, di tutti quelli, dice, volontari non ce n'era nessuno, dice, neppure io ne ho incontrato volontario. Questo perché? Perché naturalmente si voleva dare all'estero l'immagine che tanti sposavano la causa della guerra, cosa che di fatto appunto non era vera. In alcune pagine pubblicate anche comunque successivamente agli eventi, mio padre sottolinea una cosa, cioè il fatto che la guerra era stata tanto più dolorosa quanto non sentita. Di fatto agli italiani interessava poco andare a combattere comunque in Grecia o dichiarare guerra alla Francia o alla Gran Bretagna. Di fatto non era sentita. E infatti tanti che andavano comunque in Grecia, che sceglievano appunto il fronte di Grecia, ci andavano più che altro perché freschi di studi classici, volevano vedere il Partenone, l'Eretteo, e in realtà appunto andavano a cercare in un contesto che di civiltà non aveva proprio nulla, la radice proprio della grande civiltà occidentale.
mi torna in mente che anni dopo andai a trovare un professore che era l'ultimo sopravvissuto di quella classe del liceo classico di Adrano del 1939-1940, certo professore Pistorio, e che era stato appunto anche compagno di classe di mio padre, e chiesi un po' di indicarmi chi fossero tanti di quei ragazzi che c'erano in quest'ultima foto che si erano fatti insieme. E tra questi ragazzi rimasi colpito da uno che indossava appunto un gessato bianco, quindi elegantissimi, tutti questi ragazzi per la foto ormai comunque di fine anno e di fine ciclo scolastico, per tanti sarebbe anche stato l'ultimo, e rimasi proprio colpito da questo ragazzo, il più alto, il più bello, diciamo anche il più aitante, e chiesi chi fosse costui, e questo professore mi disse: guarda, questo è Gaetano Cangiullo, che ha avuto una fine terribile, volli sapere qualche cosa in più, e mi raccontò che al distretto militare si erano dovuti presentare lui e questo Gaetano Cangiullo, e siccome Cangiullo, la C, viene prima comunque della P, doveva scegliere una destinazione, lui disse: vabbè, scelgo la Grecia, tanto comunque è un posto franco, tutto sommato innocuo. E invece a questo Pistorio toccò di andare in Africa orientale, per di più anche un po' risentito, dice quello solo per una questione comunque di lettera alfabetica, alla fine va in un posto sicuro, io invece devo andare in Africa orientale dove si combatte. E invece dopo l'8 settembre del 43 che cosa successe? Che Gaetano Cangiullo finì comunque nelle mani dei tedeschi e venne fucilato. Sorte diversa invece toccò a questo professore comunque Pistorio, che di fatto andando in Africa orientale finì nelle mani degli inglesi, e naturalmente quella che poteva essere una detenzione inglese era cosa ben diversa rispetto a quelli che comunque erano i lager nazisti. Mio padre era stato mandato a Parma presso la scuola di applicazione fanteria, che era una scuola in realtà dove un po' si formava quella che doveva essere comunque anche la, diciamo, la classe più versata per le lettere. Mio padre si era appunto iscritto in lettere classiche, lui era riuscito a seguire una sola lezione di letteratura italiana, poi dopo era stato chiamato in modo coatto alle armi, nonostante comunque nel suo fascicolo universitario io abbia trovato la sua richiesta di rinvio, che per una legge Bottai di fatto comunque gli fu respinto, come dicevamo poco fa. La scuola di applicazione fanteria era la scuola dove era stato anche Eugenio Montale, Francesco Meriano, Sergio Solmi, era un po' comunque la scuola comunque degli uomini di lettere, di questi universitari che avevano scelto comunque anche la facoltà di lettere, e lì appunto mio padre si trovava quando l'8 settembre del 1943, data che tante volte viene travisata, ma forse è la data che segna definitivamente il crollo comunque della nazione. Cioè, cosa successe? Si diffuse la notizia dell'armistizio e per tanti fu comunque una gioia. In alcune pagine memorialistiche mio padre dice: noi tornammo in caserma e ci abbracciammo. Cioè, finalmente, dice, noi dopo comunque 2 anni di servizio militare coatto potevamo tornare alle nostre famiglie, potevamo comunque tornare ai nostri studi, e quindi venne accolta con grandissimo piacere questa notizia, e riporta una cosa, dice: ci abbracciammo fratelli più che mai e ci apprestavamo a passare a dormire forse il sonno comunque più roseo di sempre. Finalmente finiva la guerra, cioè si dichiara comunque l'armistizio, fin quando non avvenne che nella scuola applicazione fanteria all'1 di notte vennero svegliati di soprassalto dal cannoneggiamento. Mio padre racconta che già nella sera appunto di quel giorno si erano viste lunghe colonne di camionette tedesche
Ma tutto sommato dice, l'Emilia Romagna pullulava di soldati tedeschi. E quindi la cosa non venne lì percepita nella sua gravità. È anche vero che mio padre aveva stretto, diciamo, un rapporto cordiale di amicizia con una lattaia di Parma, e lei voleva comunque offrirgli gli abiti civili, nel senso, in quanto i militari dovevano sempre indossare comunque la divisa, non potevano avere gli abiti civili, e quindi offrì comunque a mio padre gli abiti civili. E lui li rifiutò, dice, ma una volta che ormai è finita comunque la guerra, poi per correttezza io anche devo ritornare comunque in caserma, rifiutò. Fin quando appunto all'una di notte tra l'8 e il 9 settembre del 43, iniziarono comunque a cannoneggiare la scuola di applicazione, uccisero subito 5 di loro come dimostrazione, e gli altri vennero radunati in un cortile interno col mitra spianato alle spalle. Mio padre ricorda, tra i ricordi, che lui non era riuscito mai a scollarsi di dosso, c'era l'urlo comunque, diciamo, lacerante di un tedesco che in realtà gridava Raus, Raus. E a quel punto si trovarono comunque a fare tutti quei ragazzi, perché alla fine di questo si tratta, una scelta: o andare dalla Repubblica, dalla parte della Repubblica di Salò, e quindi a quel punto, cioè, nel senso, combattere, continuare a combattere con i fascisti e con i tedeschi, oppure seguire un destino ignoto. Tanti decisero comunque di passare alla Repubblica di Salò, addirittura a distanza di tanti anni. Avevo ricevuto anche la telefonata di un professore che ormai comunque viveva a Bologna, e disse, guarda, dice, io ho deciso di partecipare alla Repubblica Sociale Italiana, dice, ma soltanto per un motivo, perché era comunque anche l'occasione di rivedere comunque mia madre, altrimenti, dice, non so che cosa sarebbe successo. Dice, però tante volte, dice, io che condividevo il letto accanto a quello di Gerardo, mi è tornato in mente quale fosse comunque il suo destino, o che cosa comunque ne fosse stato di lui. E in realtà ho avuto anche di recente una conferma anche di questo stato d'animo, in quanto per una serie di circostanze molto fortuite, non so se poi magari volete comunque ne parliamo un poco, di recente appunto è apparso anche un articolo, sono state ritrovate 24 lettere che erano spedite a mio padre, e erano finite all'asta queste lettere, erano finite all'asta perché comunque erano rimaste in una casa in Campania, e poi per alterne vicende, una volta che comunque era morta l'ultima proprietaria di questa casa, queste lettere appunto erano state vendute a qualche svuota cantine, e poi dopo due passaggi di mano sono finite all'asta, e noi appunto familiari le abbiamo comunque comprate subito. E tra queste lettere ce n'era una di un altro collega comunque di mio padre, che era di Parma, e lui appunto chiedeva, dice, ma sono lettere comunque del 48, 49, dice, dove ti portarono i tedeschi? Dice, e hai avuto la grande grazia, dopo queste terribili sofferenze della guerra, di poter comunque rivedere i tuoi cari? Dice, tuo padre, tua madre, li hai trovati comunque ancora in vita? Quindi di fatto ragazzi che alla fine si erano trovati a dover fare comunque una scelta. Qualcuno, esattamente uno storico, Zani, della Sapienza di Roma, che ha studiato proprio il caso di questa deportazione
di italiani che ebbero comunque, diciamo, per sigla internati militari italiani. Se volete, poi magari anche su questo possiamo anche aprire un focus, cioè che per la prima volta questi ragazzi tra i 20 e i 22 anni si trovarono a fare una scelta nella vita, la prima scelta che fecero nella vita, in quanto fino ad allora, vivendo comunque in un regime, tutto veniva calato dall'alto. A quel punto si aprivano quindi due strade, dover scegliere. Mio padre scelse di non andare con la Repubblica di Salò, ma non per motivi che tanti possono attribuire a ideologia politica. Lui era un cristiano. Alcuni giorni prima era stato al convegno eucaristico di Berceto, nei pressi comunque di Parma, quindi dice: io in coscienza non posso continuare comunque ad alimentare la forza comunque del nazifascismo. Cioè, devo in qualche modo comunque manifestare il mio dissenso. Disse no, e lì poi comunque si aprì la strada per i vagoni piombati che lo portarono nel primo lager, il KZ di Neubrandenburg bei Neustrelitz, nella Prussia orientale. Non so se volete, possiamo anche interagire con domande per non fare comunque anche una, se volete, una lunga memorialistica. Va bene, allora. Parto io? Ok. Allora, innanzitutto voglio porle il saluto e un sentito ringraziamento da parte di tutta la redazione di Radice Post. Io vorrei iniziare il mio intervento non con una domanda, perché, come si dice, a volte ci sono delle cose che valgono più di mille parole, ma vorrei portare alla sua attenzione un video molto breve e abbastanza recente, e poi chiederle un commento, quindi se posso. Certo. Sicuramente avrà sentito parlare di questa notizia e vorrei appunto chiederle un suo commento a riguardo. Ma naturalmente è chiaro che certi fenomeni, la voglio pensare comunque in modo socratico, nascono in primo luogo, se vogliamo, dall'ignoranza, dalla misconoscenza dei fatti, probabilmente anche dall'assenza della voce di testimoni. Uno degli interrogativi fondamentali che ci si è posti soprattutto nell'ultimo periodo è: quando non sarà più in vita l'ultimo sopravvissuto, che cosa comunque rimarrà? E in realtà probabilmente, diciamo che per troppo tempo, per tanto tempo, la voce dei testimoni ha taciuto per molte ragioni. Evidentemente immagino che tanti comunque di costoro conoscono ben poco comunque di quegli anni, o sono stati ben poco a contatto con chi comunque del fascismo è stata una vittima, con chi comunque ha scontato sulla propria pelle il totalitarismo. Quindi, diciamo, più che andare a una condanna, tra virgolette, come sarebbe naturale, forse è meglio provare a proporre comunque un antidoto: istruzione, confronto con i testimoni, luoghi aperti di dibattito. Non vedo altre vie, perché rispondere a volte con strumenti coercitivi significa ricambiare con la stessa moneta quelli che appunto, diciamo, sono certe azioni
che tutti, ogni civile coscienza, va deprecando. Esatto. Chiaro. Grazie. Grazie a voi. Salve, sono Giuseppe Spiradelli, la mia domanda per lei è questa. Quali sono le motivazioni che la spingono ancora oggi a trasmettere il messaggio e la storia di suo padre e cosa prova nel farlo? Allora, cercherò comunque di essere massimamente sincero con voi. Il raccontare comunque la storia biografica comunque di mio padre nasce in primo luogo da una richiesta formulata da ragazzi che oggi avranno forse 8-9 anni in più di voi, che avevano visto un servizio anni fa su Telecolor in cui comunque si chiedeva un po' di raccontare la vicenda di quanti avevano subito l'internamento nei lager nazisti, magari per motivi, se volete, ideologici, o perché avevano preso le distanze da quella che era la Repubblica di Salò. E quindi un emittente catanese, ancora oggi c'è Telecolor, aveva realizzato comunque un servizio, aveva voluto sentire me, visto che mio padre è morto nel 93, e da quel momento questi ragazzi mi hanno invitato a prendere parte in una loro assemblea d'istituto. Se volete anche vi dico un po' comunque la cosa mi aveva anche colpito, però a differenza di quello che tante volte sono state certe assemblee d'istituto, vedete, non solo voi ma anche comunque noi che le abbiamo vissute forse una generazione prima di voi, le assemblee d'istituto erano tante volte un momento per prendere, diciamo, una boccata d'aria da quelle che erano le lezioni comunque abituali, e non a caso anche strategicamente qualcuno dei rappresentanti d'istituto cercava di piazzarle nelle giornate in cui magari l'orario era più duro. Questi ragazzi erano molto ma molto attenti, partecipi, volevano comunque anche conoscere per tante ragioni, probabilmente anche per il fatto che qualche volta mi avevano visto anche nei corridoi della scuola, o anche semplicemente per riannodare comunque i fili con esperienze anche analoghe che avevano sentito dai loro nonni o anche racconti che avevano avuto in famiglia. Sicuramente, vedete, tanti anche dei vostri nonni, dei vostri parenti hanno avuto anche vicende simili che forse qualcuno di voi non ha fatto in tempo ad aver raccontato o magari per noncuranza o magari tante volte anche per l'euforia del ritorno comunque alla vita, si era cercato comunque di nascondere, celare. Tenete anche presente che raccontare non è mai così semplice. In alcune lettere che mio padre aveva scritto, anche cercando documenti su questa sua deportazione, faceva rilevare un particolare, che poi anche un particolare che Primo Levi, anni dopo, in una rivista che era la rivista dell'ANEI, Associazione Nazionale Ex Internati, scriveva, cioè il peso psicologico che avevano comunque dovuto subire. Mio padre comunque scrive una cosa: non si è trattato tanto di tornare liberi quanto di tornare uomini, perché in realtà erano comunque dei numeri. Addirittura io, che poi ho cercato anche documenti, per di più vi dico la verità, anche
dove mio padre non era riuscito per tante ragioni più a tornare. Sono stato anche a Bonn, che era l'ultimo posto dove fu mio padre, perché via via che gli americani comunque premevano, diciamo, e tenevano comunque sotto assedio le truppe tedesche, via via comunque questi prigionieri che ancora riuscivano comunque a sopravvivere, essendo forza lavoro, venivano comunque spostati. E quindi ci sono stati vari campi. Se voi prendete un po' o cercate comunque di fare una mappa dei luoghi in cui si sono trovati tanti deportati, quasi mai sono stati nello stesso lager dall'inizio comunque alla fine, perché via via che comunque i russi da nord e gli americani comunque da sud schiacciavano comunque l'esercito tedesco, cercavano praticamente liberare comunque la Germania, questi prigionieri che erano ancora adatti al lavoro coatto venivano spostati. E quindi, per riagganciarmi comunque alla domanda, dopo questo invito che mi era stato formulato, anche altre scuole, anche dell'Alta Italia, si erano incuriositi a questa vicenda, ma più che altro perché tante volte si ha l'idea, si ha comunque l'impressione che il giorno della memoria sia una giornata quasi a retaggio esclusivo degli ebrei. Di fatto non è così. Ci furono tanti oppositori politici o di altra natura che comunque avevano ben poco, nulla comunque a che fare con gli ebrei. Carmelo Saranitu non era comunque un ebreo. Mio padre assolutamente no. E quindi in realtà tanti, appunto, insegnanti soprattutto, ma anche noi, si sono incuriositi a questa vicenda, e da quel momento, cioè nel senso un po' da quegli anni, ho capito che c'era un desiderio comunque di conoscere, e se volete anche la necessità probabilmente da parte mia comunque di dire anche qualche cosa, per fare in modo che forse quella che tanti hanno definito la più grande tragedia della storia possa avere un senso, possa anche farci prendere le distanze, ma le distanze comunque si prendono solo dopo aver preso comunque coscienza delle cose. Grazie. Ma innanzitutto grazie per questa domanda, perché è comunque una domanda molto, cioè se volete anche toccante, in quanto circa 2 anni fa una studentessa universitaria stava preparando la sua tesi di laurea magistrale sulla figura di mio padre, e il suo professore gli aveva chiesto se appunto fosse stata in grado di trovare un inedito. Io stavo cercando tra le carte di mio padre, il grosso per tante ragioni comunque era stato pubblicato, quando mi sono imbattuto in un quaderno, era un per di più uno di quei quaderni che si usavano nelle scuole del periodo fascista, tant'è vero che in copertina c'era una frase comunque di Mussolini: l'aratro che traccia il solco e la spada che lo difende, che era nascosto, questa copertina era nascosta con una sovracopertina di colore neutro, e in realtà era
un diario di una sorella di mio padre, Italia, che faceva la maestra, e aveva proprio per titolo Diario per Gerardo, e iniziava con un'espressione, dice: Gerardo, io non so tu dove sarai, se sarai vivo. Dice, per di più, guarda, dice Franco, che era il fratello grande, si laureerà fra 15 giorni in giurisprudenza. Dice, ma qui nessuno, dice, né la mamma né papà andranno all'università, dice, perché non si sa dove tu sei. E dice, Luigi, che era il fratello più piccolo, quest'anno conseguirà gli esami di maturità. Dice, io mi illudo che un giorno che tu possa tornare ti restituirò questo diario. Così, dice, capirai anche la sofferenza che noi abbiamo vissuto, e al di là di questi toni che possono essere, se volete, anche toni, diciamo, di fratellanza, c'è anche comunque anche in alcuni tratti anche un tono forte di rabbia, in cui dice: Gerardo, tu, dice, a tuo modo, cioè, ti sei voluto opporre al fascismo, dice, io rispetto comunque la tua scelta, cioè, però, dice, sappi solo che noi stiamo vivendo un'immane tragedia. Dice, io tante volte, lei insegnava a Maletto, era il suo primo incarico, cioè, il sabato e la domenica non torno a casa per non incrociare gli occhi della mamma, perché incrociando gli occhi della mamma c'è quasi una domanda, che è quella: notizie di Gerardo? Dice, io non so dirle nulla. Cioè, lei non dorme più la notte. Dice, papà tutti i giorni va alla fermata della circumetnea e torna comunque la sera, sperando che in uno comunque di questi treni ci possa essere tu che torni. Cioè, torna sempre più triste, giorno dopo giorno, e io lo vedo invecchiare con questa amarezza al cuore. Quindi anche molto, ma molto forte. Fin quando poi, alla fine, per fortuna, alla fine del 45, immaginate, arriva questo telegramma che aveva spedito una sorella, la zia comunque della mamma di mio padre, quella che aveva custodito queste lettere, che poi comunque sono finite all'asta, firmato come Lucia e Gerardo. Il telegramma, diciamo, è proprio secco. Il miracolo è avvenuto. Gerardo e Lucia, cioè, nel senso, proprio per dare notizia comunque alla sorella che finalmente comunque mio padre si era salvato. Questa zia prestò le prime cure, e viene riportata anche una lettera, viene trascritta una lettera che dopo alcuni giorni arrivò di mio padre, in cui lui dice: guarda, dice, per me, dice, è un'emozione riprendere comunque una penna dopo anni. C'è la prima volta che comunque prende una penna e fa comunque una promessa a sua madre. Dice: guarda, dice, io continuerò comunque a studiare, perché quella è l'unica salvezza, ciò che in realtà comunque mi ha salvato dall'alienazione totale, e in qualche modo, dice, lo farò come devozione alla bellezza, perché appunto lo aveva salvato. Mio padre ricordava una cosa, che di fronte a questi turni comunque di lavoro alienanti, di fronte comunque alle 16 ore di lavoro senza sosta,
immaginate, lui cercava con la mente di ripercorrere i versi della Divina Commedia che aveva memorizzato. Ed era appunto anche un atteggiamento simile a quello di Primo Levi, che cercava di leggere appunto Dante comunque nel Lager. Quindi a volte le lettere che salvano. E quindi la prima cosa per lui era cercare comunque di far proseguire, far germogliare ciò che comunque gli aveva permesso di fatto comunque di sopravvivere nello spirito. Non a caso tanti, e mi viene comunque in mente, visto che abbiamo anche parlato di scrittori, oltre comunque a Primo Levi, anche un altro scrittore che è Jean Améry, si uccisero. Non potevano comunque sopportare questa memoria, per di più anche in un mondo che non capiva. Quando mio padre tornò, appunto, tornò comunque nel settembre del 45, ebbe una grande beffa, si presentò nell'unico posto che comunque poteva attestare il suo rientro, che era il distretto comunque militare di Catania, e scrissero nel suo cedolino: in attesa di eventuale reimpiego. Cioè, mio padre dice, dopo tutto quello comunque che ho subito, mi vorrebbero comunque reimpiegare addirittura in qualche altra cosa. Cioè, come se non fosse bastato. E poi si presentò ai suoi professori universitari, chiedendo comunque di poter sostenere gli esami dopo quella che lui diceva era stata una seconda prigionia, cioè si era chiuso in casa e si era comunque messo a studiare il latino, il greco, proprio per potersi laureare. E addirittura alcuni professori dicevano, ma dice, noi non l'abbiamo vista seguire. E poi diceva, ma io sono stato nei lager. Dicevo, e cosa sono questi lager? Noi non ne abbiamo mai sentito parlare, noi non l'abbiamo vista a lezione. Poi diceva, io purtroppo sono finito nelle mani comunque dei tedeschi con sofferenze indicibili. Poi ci fu un professore che quasi mossa compassione dice, guardi, la lista è piena, però se qualcuno comunque non si presenta, alla fine la esaminerò. E dopo questo professore, che per di più era anche un latinista, Enzo Marmorale, gli diede anche la lode. E quello poi un po' fu l'apripista per poter sostenere anche altri esami e riuscirsi poi a laureare nel marzo comunque del 46. Quindi immagino che questo fosse stato il suo primo desiderio, ma naturalmente dietro quello più grande, che era quello comunque di rivedere i suoi, come ciascuno. Grazie. Allora, io sono Maria Spadaletti e vorrei chiederle se ci può parlare dei sentimenti e delle emozioni che ha provato una volta che le hanno raccontato la storia di suo padre. Bene, grazie anche per questa domanda. Diciamo che io, diciamo, sono un figlio della maturità. Quando, diciamo, mio padre si sposò, aveva 57 anni. Quindi io sono nato tra il suo 57esimo e 58esimo anno. E diciamo che spesso questo ricorso alla memoria di quegli anni, io l'ho vissuto da piccolo, quindi per me in qualche modo è stato anche indolore, nel senso che come tutti i bimbi, come ciascuno, anch'io facevo capricci. Quindi magari non volevo un cibo comunque piuttosto che un altro. E ricordo che mio padre diceva, ah, se l'avessi avuto io in Germania,
dice, per me era un sogno. In qualche caso, per esempio, ricordo questo, davanti a un piatto comunque di pasta con la salsa, dice, per me questo era un miraggio. Quindi, se volete, tra il serio, ma anche, se volete, con una punta di... anche se volete di distensione, di fatto ne avevo sempre sentito parlare, però comunque mi accorgevo che un fatto era quando comunque parlava con me, con mia sorella, che alla fine eravamo piccoli, e proprio fino all'ultimo granello di pastina, le stelline comunque ci faceva mangiare, naturalmente anche mangiava il pane, raffermo soltanto comunque, diciamo, bollito nell'acqua, cose che per me erano comunque impensabili. Cioè, di fatto il cibo comunque non si sprecava, il cibo aveva una vera comunque sacralità, ma in tutto, in ogni azione. E vedevo che tante volte quando parlava con le persone anche comunque più grandi, naturalmente di me, con le persone adulte, tante volte aveva anche un tono comunque diverso. Ricordo che ero riuscito comunque a percepire con una discussione che lui ebbe con una signora che aveva titolare di un negozio di generi alimentari, che durante comunque la guerra del Golfo diceva, dice, lei non si impressiona a vedere in televisione tanti di questi cadaveri? Il mio padre disse una cosa che io comunque riuscii a percepire, cioè io li ho visti realmente. Dice, per di più anche di ragazzi che avevano la mia stessa età. Se vi dovesse capitare, si trovano anche online, per di più in un sito a tutta scuola. Sono poche pagine, le potete leggere anche comunque agevolmente. Le memorie dei lager di mio padre riporta, a parte comunque alcuni episodi molto forti, un passaggio in cui dopo la liberazione degli americani, quindi in questa grande devastazione che lasciava la guerra, nelle case ridotte ormai comunque macerie, gli alberi spezzati, tralicci saltati, aveva visto anche dei soldati tedeschi morti proprio sul cipiglio della strada, e lui riporta un pensiero che dice che ci fecero tanta compassione. Vedete, a quel punto non c'era più comunque il nemico, c'era solo un uomo, un ragazzo che magari era stato reclutato dall'altra parte, a cui non interessava comunque niente della guerra. E se voi prendete anche un romanzo, La casa in campagna di Cesare Pavese, riporta che comunque sulla collina aveva visto comunque il corpo di un fascista morto. Dice, in quel momento, dice, non ho visto, diciamo, un fascista. Cioè, ho visto solo un uomo che nel fiore comunque della sua età era morto. Quindi una cosa che serve anche da ammonimento per questo presente, anche, diciamo, per i venti così accesi, così forti,
così anche, se volete, connotati ideologicamente di questo presente, non guardate mai comunque un'etichetta, guardate sempre comunque alla persona, al suo valore universale. Le etichette, le scelte, le convinzioni, tante volte vengono dopo. C'erano solo comunque degli uomini che morivano per scelte che non avevano preso loro. Grazie per questa domanda che mi riporta un po' indietro nel tempo, esattamente al 2005. Nel 2005 avevo provato a raggiungere Duisdorf, nei pressi di Bonn, l'ultimo sottocampo dove fu mio padre prima della liberazione, cioè nel senso quello dove venne liberato, e mi informai un poco e in realtà rimaneva soltanto una etichetta in un sito che ormai era del Ministero degli Esteri, che diceva che lì c'era stato appunto un lager nazista. Venne distrutto intorno agli anni 50-60, perché a volte anche la Germania ha dovuto fare i conti con la sua memoria e quindi voleva comunque distruggere quel luogo. Io ci ero andato animato anche da varie curiosità, tra queste anche una cosa che raccontava comunque mio padre, che dentro il tronco comunque di un albero aveva provato a conservare una reliquia che gli aveva dato sua zia il primo giorno che era dovuto partire per il servizio militare, e una moneta d'argento che gli aveva dato sempre questa sua zia. Era tutto ciò che aveva, che era riuscito anche comunque a nascondere comunque dentro le scarpe, e l'immaginetta l'aveva avuta nella giacca cucita per tanto tempo, e mi diceva che erano comunque rimaste là. E quindi io, anche un po' animato da, se volete, dall'ideale comunque di, che può avere comunque ciascun figlio, immaginavo, ma voglio mettermi a cercare quell'albero. Ma naturalmente era tutto distrutto, ormai c'era comunque un sito del Ministero degli Esteri, quindi soltanto idealmente, però ci ho provato. Grazie. Allora, innanzitutto, buongiorno, e volevo concludere con una domanda di pura attualità. E pensa che la Shoah abbia un peso sui recenti avvenimenti in Medio Oriente? Grazie per questa domanda. Una domanda che sicuramente nei prossimi giorni terrà anche tanto banco. Diciamo una cosa, dall'una parte che dall'altra ci sono uomini che subiscono la guerra, uomini che soffrono la guerra, e chi subisce, chi soffre la guerra, quasi sempre è chi non decide la guerra. Quindi non andiamo tante volte a vedere l'ebreo, il palestinese, andiamo a ciò che c'è più di radicale, andiamo all'uomo, ritorniamo all'uomo, ritorniamo a madri che perdono i loro figli, che perdono i loro mariti, andiamo a chi in realtà perde tutto quotidianamente, a chi mette a repentaglio la sua vita tante volte per procurarsi un po' di pane,
o un bicchiere d'acqua per portarlo appunto anche a casa, a chi in realtà non può lasciare i confini, a prescindere dalle parti. Queste sono comunque le vere vittime. Abbiamo più che altro, e torniamo a una compassione per l'uomo, senza etichette, senza ideologie, anche senza nazionalità. E torniamo comunque all'uomo. Questo credo sia il pensiero più vero e naturalmente anche quello più sentito. Che cessino le armi quali strumenti di risoluzione di conflitti geopolitici. Che cessi comunque la violenza. Da qualsiasi parte venga, non fa mai vincitori. Sempre e solo vinti. Sappiamo che sto quando è stato trasferito in vari campi di concentramento. Abbiamo mai spiegato il motivo del trasferimento e qual è la differenza tra di loro? Bene, tra i principali lager nei quali fu portato comunque mio padre, ce ne sono due particolarmente significativi. Il primo è il KZ di Neubrandenburg, by Neustrelitz, nella Prussia orientale. Il secondo è lo Stalag, quindi Stammlager 6G di Bonn, e poi il sottocampo di Duisdorf, dove fu liberato. Lo Stalag, cioè, diciamo, è naturalmente un'abbreviazione di Stammlager, che significa campo di concentramento. KZ è naturalmente campo di sterminio. Che cosa succedeva? Che una volta che di fatto si finiva nelle mani dei tedeschi, per varie ragioni, addirittura sempre in quell'8 settembre del 43, a parte comunque le caserme, i tedeschi entrarono anche nelle carceri e lì c'erano tanti detenuti politici. Carmelo Salanitro è uno di questi, non prestava servizio militare, quindi tutti quelli che di fatto per un motivo o per un altro avevano detto no al nazifascismo e continuavano comunque a dire no, venivano comunque portati nei lager. E di fatto succedeva il primo smistamento, che era questo: chi era sopra comunque i 43 kg fino comunque al 1943 poteva continuare a vivere, doveva produrre in modo coatto per l'industria bellica tedesca. Se qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di vedere Schindler's List, vedrà che comunque anche gli ebrei non erano subito uccisi, cioè venivano uccisi quelli reputati inabili al lavoro. Chi invece poteva essere sfruttato fino alla fine veniva sfruttato. Dopo il 1943, quindi anche con le perdite che la Germania subiva, il limite venne portato a 40 kg. Quindi sotto i 40 kg si veniva eliminati. Mio padre si salvò solo con l'ultima, comunque, diciamo, misurazione del peso, si salvò per 800 grammi. Quindi appunto immaginate anche che cosa, diciamo, che il destino comunque ha voluto. Poi per fortuna entrarono comunque gli americani e lo liberarono. A Neubrandenburg, tant'è vero che il suo numero di matricola finiva barra 2A. Lui aveva cessato appunto
questo punto di essere un uomo, un nome, era un numero di matricola. Venne comunque, siccome pesava comunque più dei, diciamo, 40 kg, venne mandato in una fabbrica che si trovava comunque a Bonn. Altri addirittura, perché comunque noi Brandenburg aveva anche i vagoni anche collegati con Mauthausen, quindi chi era inabile direttamente comunque veniva eliminato, gli altri appunto al lavoro coatto. E quindi mio padre da questo primo lager venne spostato nel campo comunque di concentramento, lo Stammlager 6G, e poi in un sottocampo. Quindi in realtà gli spostamenti erano determinati sia dalla prestanza fisica, quindi da riuscire comunque ancora a produrre qualche cosa, e in secondo luogo dal fatto che comunque si era pressati, lo dicevamo poco fa, a nord comunque dai russi e a sud dagli americani. Quindi in realtà chi ancora riusciva un po' a lavorare veniva comunque trasferito, via via che in Germania si perdeva quota. Volevo concludere ma sì. Facendo una domanda. Sì, certo. Che possa essere utile a tutti i ragazzi. Certo. È molto bella l'immagine che ci ha regalato prima di questi ragazzi di 20-22 anni, proprio suo padre, che si trovarono per la prima volta di fronte alla notorietà e proprio prendere una scelta. Una scelta che nella fattispecie non è stata una scelta politica, ma in bis etica. Cosa possiamo consigliare a questi giovani, a questi ragazzi, adolescenti, che si trovano anche loro ad affrontare la vita in un contesto mutato, ma sempre con la violenza dietro le porte? Quale consiglio possiamo dare affinché abbiano gli strumenti per scegliere eticamente? Grazie per questa domanda e anche per la sua articolazione. Mi viene in mente una cosa: il bene per il bene. E su questo vi vorrei raccontare in conclusione proprio un episodio che riporta mio padre. I lager avevano tutti la stessa fisionomia, erano circondati dal filo spinato e di notte in quel filo spinato passava l'alta tensione, che di fatto serviva a folgorare quanti cercavano di evadere. Questo lager di mio padre su tre lati era circondato dal filo spinato, su uno comunque si ergeva un alto muro dietro questo muro, comunque c'era una casa, tant'è vero che si apriva proprio una finestra. E mio padre aveva ricordato per sempre che da una di queste finestre veniva calato durante la giornata un sacchetto di spazzatura. Evidentemente doveva essere la casa di qualche ufficiale dell'SS, e si voleva che questi internati buttassero anche appunto la spazzatura di quella famiglia. Mio padre si accorse che in questo comunque sacchetto spesso c'era nascosta una fettina quasi trasparente di pane, avvolta comunque in un tovagliolo. Il primo giorno, il secondo giorno, mio padre diceva doveva sempre fare attenzione a non avventarsi subito, perché se qualcuno comunque scopriva che dall'alto qualcuno nascondeva questo poco di pane,
molto probabilmente avrebbe pagato con la vita. Di fatto contravveniva anche a degli ordini. Grazie a questa fettina di pane, mio padre dice, tante volte era trasparente, questo penso gli potevano dare, lui riuscì ad alimentarsi e a salvarsi. E quando gli americani lo liberarono, proprio poco prima del trasferimento, andò a suonare in questa casa in cui c'era un comignolo e fumava qualche cosa, quindi qualcuno dentro doveva esserci. C'era una stufa accesa. Mio padre non sapeva chi è che calava questo sacchetto, aveva visto solo una mano. Mio padre era andato là, aveva suonato perché voleva comunque ringraziare a quelli che comunque gli avevano permesso, per quegli 800 grammi, quel pane, forse gli 800 grammi che erano stati la sua salvezza. Voleva ringraziare, suonò una volta. Il fumo continuava a salire la stufa, nessuno rispose. Suonò una seconda volta. Nessuno. La terza, in modo più insistente. Niente. Evidentemente, dietro quella mano, che mio padre disse la mano della provvidenza, c'era una donna, chissà, un bambino, un ufficiale anche mosso a compassione, non si sa. Però di una cosa era certo, che dietro c'era qualcuno che aveva agito il bene per il bene senza aver voluto neppure un grazie in cambio. Quindi anche in questo presente, se volete, così crudele, anche così disorientante, ciò che salva è il bene per il bene. Grazie. Allora, noi la ringraziamo per questo suo intervento che speriamo possa essere arrivato a tutti quanti. Grazie. Grazie a voi per questo invito, veramente per me è stato un grandissimo piacere essere in presenza in una scuola che alla fine mi è rimasta nel cuore. Grazie davvero.